Conclusa a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, la tre giorni all'insegna della solidarietà, dello sport e della musica etnica e popolare, organizzata dai vertici nazionali, regionali e provinciali della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, è tenutasi dal 3 al 5 gennaio nel centro polisportivo gregoriano. Premiati 10 padri del folklore, benemeriti della FITP, tra cui Don Antonio Tozzi, già parroco di San Gregorio Magno e fondatore del gruppo folk che ha dedicato il premio ricevuto alla memoria di due ragazzi di San Gregorio Magno, facenti parte del gruppo, che perirono nel terribile terremoto del 1980. Il significato di questo premio per lei stasera? Per me personalmente, insomma, non è che insomma lo meriti io, però insomma, in maniera particolare stasera, quando mi è stato consegnato, ho pensato ai due giovani che abbiamo perduto nel terremoto. Diciamo che lo dedicherebbe a questi due ragazzi il premio. In maniera particolare, se lo meritano. Si chiamavano? Carmine lui e Rosalba lei, che poi oltretutto era quella che in effetti danzava in una maniera proprio, addirittura. C'è stato il cardinale Ursi, lei forse ne avrà sentito parlare. Ebbene, il cardinale Ursi, che è stato presente una serata data, ha detto: questi giovani praticamente stanno già facendo sulla terra quello che faremo sempre in paradiso. La serata del 3 gennaio, arricchita anche da esposizioni di artigianato locale, si è poi conclusa con l'esibizione dei gruppi folclorici Gregoriano e la Spiga Rossa di Petina. Ottimo successo per qualità e per pubblico anche per la rassegna di musica folk etnica e popolare del 4 gennaio, che ha visto l'esibizione di 16 variegati e pittoreschi gruppi musicali provenienti da tutta la penisola, che hanno riempito di allegre sonorità la palestra del centro polisportivo, intervallata dagli applausi del pubblico numeroso. Ad aprire la serata, il taglio del nastro affidato al padrino della manifestazione, il dottor Enzo Pastore, presidente della FIGC Campania, affiancato sul palco dal professor Geraldo Malpede, sindaco di San Gregorio Magno, da Benito Ripoli, presidente nazionale FITP, da Franco Coccaro, presidente regionale FITP, da Francesco Tortoriello, presidente provinciale della FITP e presidente del gruppo folk gregoriano. Nel corso della serata è stato assegnato un premio alla carriera e all'impegno sociale a DJ Aniceto per la tenace lotta contro le dipendenze che porta in giro con i suoi slogan per le discoteche d'Italia e sui media nazionali. Sono stato molto contento, anzi mi sono anche commosso per questo premio alla mia attività sociale, alla mia carriera. Non è molto facile essere premiati in questo senso, perché a me comunque le cose piace farle in silenzio, però sono stato molto felice di essere qui, perché so che comunque tutti a San Gregorio Magno professano una vita sana, so che comunque anche i carabinieri sono molto attivi contro la dipendenza, e poi ho conosciuto veramente un personaggio fantastico, il sindaco, che è molto vicino al mondo dei giovani e al mondo della musica, perché ieri abbiamo assistito a un grande spettacolo musicale di tutta la musica folcloristica ed etnica, e anche questo mi ha fatto molto piacere. Un premio alla carriera è stato assegnato all'attore cabarettista sassanese Anthony Trotta, e un ulteriore premio è andato al cast tecnico e artistico del cortometraggio Slot del regista Massimo Smuraglia, per aver evidenziato il dramma sociale della ludopatia che colpisce il 3% circa della popolazione italiana. Buonasera a tutti quanti, e mi aggrego al discorso sociale del DJ, perché noi come associazione e poi come attore, in funzione di attore, abbiamo trattato il tema della ludopatia con una conseguenza dell'usura. La ludopatia è un fenomeno che sta spopolando un po' ovunque e che crea grossi disagi alle famiglie che non riescono a portare avanti il discorso minimo quotidiano, e questo poi sfocia in gravi conseguenze. Non abbiamo trattato una sfumatura attraverso il nostro racconto nel corto. Il corto, che è ancora in fase di lavorazione, è grezzo, questa sera vedremo solo 3 minuti, stiamo montando le musiche, l'audio, correzione colore e tutto il resto. Io vi ringrazio di essere qui presente questa sera, e mi unisco al discorso fatto dal DJ, anche dal sindaco, ringrazio tutti i presenti,
per l'impegno sociale che bisogna avere sempre e comunque. Io personalmente ho prodotto anche uno spot che gira sulle televisioni locali sugli incidenti stradali che sono sempre più frequenti e soprattutto nel Vallo di Diano, non sempre per il manto stradale ma per le conseguenze che possono essere le sostanze alteranti oppure l'incuria di chi guida. Ecco, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Sui due podi della rassegna folk etnica e popolare, nelle categorie in concorso, per la sezione etnica, il terzo posto è stato conquistato dai Novarota di Eboli in provincia di Salerno. Il secondo posto dal gruppo Etnicantaro di Gravina di Puglia in provincia di Bari. E il primo posto sul podio ha visto vincitore di categoria Santu Pietro con tutte le chiai di Brindisi. Per la sezione i gruppi folclorici sono stati premiati. Al terzo posto il gruppo Sannicandrese di San Nicandro in provincia di Foggia. Al secondo posto il gruppo Luchicchirichì di Viggiano in provincia di Potenza. E al primo posto il gruppo Calabria Citra di Marano in provincia di Cosenza. La manifestazione si è conclusa in bellezza il 5 gennaio nel centro polisportivo gregoriano di recente acquisizione da parte della FIGC con la partita di beneficenza tra la Nazionale Artisti e la Nazionale FTP, il cui calcio d'inizio è stato affidato a DJ Aniceto e a Maurizio Mattioli. Sono venuto qua per iniziare a far giocare queste squadre, per dare un calcio all'indifferenza a favore della solidarietà. Partita poi terminata in pareggio col risultato di 1-1, prima rete messa a punto da Antonio Ripoli, nazionale FTP al 22esimo del secondo tempo, e la seconda rete segnata da Francesco Cicchella, il Michael Bublé di Made in Sud, nazionale artisti, al 25esimo del secondo tempo. Per la FTP sono scesi in campo Ripoli, Zito, La Padula, Coccaro, Longo, Merla, Di Maggio, Decata, Ripoli, Gurgoglione, Perrone, Pacelli, Duca, Apollaro, Roberto. Mentre per la nazionale artisti hanno giocato Rocca, Recano, Esposito, Zeno, Simeoli, Giuffrida, Velo, Amato, Abbacuccio, Mecucci, Morra, Cicchella, Lozzi, Crucianelli, Ricci, Parchiesi e Mincuzzi. Terna arbitrale Cimmino, Sasso e Galatro. Alla fine dell'incontro abbiamo sentito i pareri e i commenti delle personalità e dei VIP intervenuti. Ma peccato il tempo, le condizioni climatiche non sono ideali, però queste manifestazioni comunque sono sempre un incentivo allo sport. Sport che significa prevenzione di tante malattie. Sono un medico dello sport, quindi il primo obiettivo è quello di prevenire tante patologie con l'attività fisica. Poi c'è lo sport che è aggregazione e divertimento per i giovani e poi c'è lo sport che è solidarietà, come oggi, cioè raccogliere dei fondi per chi è meno fortunato o per associazioni che pensano a risollevare dei problemi a cui purtroppo il pubblico, lo Stato, non può arrivare perché sono tanti. San Gregorio Magno sta vivendo una 3 giorni molto intensa, molto bella, grazie a queste iniziative organizzate dal gruppo folclorico gregoriano, una iniziative che vanno dallo sport, che vanno dalla tradizione popolare e anche soprattutto, ecco, diventano un modo per confrontarsi, stare insieme e recuperare quello stare insieme tipico delle nostre comunità. Oggi questa giornata di beneficenza sportiva diventa importante perché lo sport si coniuga con l'amore, con la vicinanza agli altri e quindi ritengo che la giornata di oggi sia veramente il completamento e il superamento in positivo di questa 3 giorni. Quindi veramente la beneficenza di questo giorno possa essere di stimolo per tutta quanta la nostra comunità, perché ecco, il Natale è bello nella misura in cui ci accorgiamo dell'altro e facciamo qualcosa di buono per gli altri. Vorrei complimentarmi innanzitutto con gli organizzatori di questa splendida manifestazione che qui per 3 giorni ha visti ospiti tantissimi gruppi folk provenienti da tutta l'Italia. È una dimostrazione di quello che può essere e può diventare il centro sportivo per San Gregorio Magno e non solo, ma per l'intero territorio del Sele Danagro. Manifestazioni come queste possono essere benissimo organizzate qui a San Gregorio
E il fatto che da pochi giorni è passata ufficialmente la gestione del centro alla Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Campano, ottimamente presieduto dal carissimo amico dottor Enzo Pastore, che ringrazio per la collaborazione, ringrazio per tutto quello che ha fatto e che farà per il centro di San Gregorio Magno. Ringrazio e saluto con piacere la presenza qui ieri sera del DJ Aniceto, che con i suoi messaggi si pone sempre all'attenzione di quanti si adoperano per salvare la vita a tantissimi ragazzi, per combattere le tossiche dipendenze. Io lo dicevo ieri sera e mi preme sottolinearlo anche oggi. La mia amministrazione è un'amministrazione che da anni è impegnata nella lotta alle tossicodipendenze, tant'è che ogni anno finanziamo dei progetti nelle scuole e abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti, visto che siamo riusciti a salvare tantissimi ragazzi, alcuni di loro, 6 o 7 ragazzi di San Gregorio, per noi è un orgoglio, sono stati ospiti a San Patrignano, hanno concluso il percorso e oggi si avviano ad inserirsi nella vita a tutto, con tutto il rispetto che meritano. Dunque devo dire che questo trinomio sport, musica e danza, che è quello che noi propugniamo da tanti anni anche per iscritto nelle nostre relazioni assembleari, sta finalmente trovando corpo e sostanza, e sono felicissimo che la trovi qui, dove l'eccellente sindaco professor Gerardo Marpaede di San Gregorio Magno ha fortemente voluto insieme con me questo passaggio di gestione, che però non sarà mai un distacco, perché avremo sempre una collaborazione strettissima tra il Comune di San Gregorio Magno e la Federazione Calcio, che qui è rappresentata anche dal nostro presidente provinciale, l'ingegner Donato Di Stasi. Il sindaco ha sottolineato i messaggi del DJ Aniceto. Io vorrei dire che questi messaggi contro le tossicodipendenze, contro la droga, contro tutte quelle che venivano chiamate anni fa le devianze giovanili, e che purtroppo sussistono sempre più preoccupanti ancora oggi, possono trovare in sport, musica e danza, che sono le attività che con l'informatica sono quelle che piacciono di più ai giovani, e quindi bisogna assecondare i giovani in questa loro volontà, che tra l'altro rappresenta anche una volontà positiva, perché sia musica, sia danza, sia sport sono fortemente formative ed educative. Il sindaco ha un grande progetto di recupero della via di Bacco, famosissima, che viene frequentata da decine di migliaia di persone nell'ultima settimana di agosto. Credo di interpretare il suo pensiero precisando che il sindaco sicuramente vorrà estendere all'intero anno, credo, questa serie di iniziative. Bene, via di Bacco non significa dedicarsi o essere dediti all'alcol, significa un altro motivo di allegria, di festeggiamento, dello stare insieme, di socializzazione. Io sono venuto per molti anni e verrò sempre ai cosiddetti baccanalia di San Gregorio Magno, che non sono i baccanalia dell'epoca del dio Bacco, ma sono i baccanalia moderni in cui si danza. Ho visto la pizzica salentina, ritorna il trinomio, si fa sport perché questi ragazzi vengono a giocare al centro, e nello stesso tempo musica. Bene, ho assistito a questa splendida manifestazione di ieri, il dinamico presidente locale Franco Tortoriello, il presidente nazionale Benito Ripoli, il comune, la Federazione Calcio, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, mi complimento perché la denominazione non richiama questi termini stranieri che non mi sono particolarmente simpatici, ma afferma l'italianità anche in questo, anche perché abbiamo visto gruppi di tutte le regioni d'Italia, erano davvero numerosissimi, 16 gruppi, più quelli fuori concorso, uno più bravo dell'altro, con una particolare attenzione da riservare alle regioni del sud, che sono sempre straordinariamente brave. Ecco, le tradizioni popolari sono quelle che possono dare anche, come dire, un sostegno morale alle nostre regioni del sud, l'incentivo, far comprendere a tutti noi che ci sono tanti settori nei quali le regioni del sud per l'appunto primeggiano, e quello della musica popolare e della danza popolare sono settori importantissimi. Basterebbe dire
citare Tarantella, Pizzica Salentina, eccetera. Ci sono tante danze popolari di straordinaria valenza internazionale, apprezzate in tutto il mondo. Concludo con un auspicio che è identico a quello del sindaco, con questa sinergia Comune di San Gregorio Magno, Comitato Campania, se saremo anche sostenuti, come sicuramente sarà, dall'ente regione, dall'ente provincia, noi potremo fare davvero insieme tante cose, grandi cose, soprattutto direi nell'interesse dei giovani, che sono quelli che hanno il diritto di avere, che giovani non siamo più da tanti anni, il massimo possibile affinché la loro strada sia non ista di ostacoli, ma spianata, e la loro vita sia gradevole, anche possibilmente con prospettive di sviluppo economico che non possono mai guastare, anzi sono essenziali, soprattutto in comuni come San Gregorio Magno, che potrebbe avere, ma per fortuna non ha avuto, il problema della immigrazione. Ah sì, le comunità negli Stati Uniti d'America, nel Canada, eccetera, ma diciamo in quest'ultimo periodo noi speriamo che grazie alle iniziative Via di Bacco, Centro Sportivo ed altre si potrà creare una solida piattaforma anche e soprattutto per i giovani. C'è già qualche progetto per questo centro polisportivo, dottor Pastore? Sì, i progetti per il centro polisportivo sono sempre concordati insieme col sindaco, una serie di iniziative importanti, le nazionali, che non sono venute ancora, noi abbiamo promesso che verranno, ma il sindaco sa bene che i problemi veri sono quelli burocratici, la lentezza nell'acquisizione di tutti i certificati di sicurezza che consentiranno, oggi abbiamo un bellissimo pubblico, ma se venissero le nazionali in una giornata non drammatica come questa, con acqua, vento, pioggia, a volte anche da diluvio in certi momenti, certo il pubblico sarebbe stato ancora più numeroso e i motivi di sicurezza avrebbero impedito questa presenza. Noi queste cose non possiamo dimenticarle, che la sicurezza è primaria rispetto a qualsiasi altro argomento. È un paradosso giusto, sacrosanto, ma pur sempre un paradosso, che nel momento in cui non ci sono risorse economiche si stringano sempre di più le normative di sicurezza. Però è giusto che sia così, che la vita umana vale molto più di uno spettacolo, di una partita di calcio, sia pure anche bellissima e esaltante come può essere quella tra due nazionali, sia pure di settori. Abbiamo visto personaggi importantissimi, uno su tutti, Mattioli, il grande attore romano, che è qui come accompagnatore, forse qualche chiletto in più gli avrebbe impedito di correre troppo rapidamente su un campo tra l'altro fangoso, ma è un piacere vedere certi personaggi importanti. Ripeto, poi questa nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, per la cui sola denominazione io già mi complimento con i suoi dirigenti nazionali e locali. Io volevo semplicemente fare i complimenti per l'iniziativa, che sicuramente va sostenuta, perché è un'iniziativa di beneficenza in un paese che purtroppo arretra, purtroppo ci sono ancora situazioni negative, e noi abbiamo il dovere e l'obbligo, e anche morale soprattutto, di sostenere questo tipo di iniziative. Ma fare i complimenti per l'iniziativa, perché poi questa è un primo passo, una prima fase di quello che è il grandissimo progetto che vede coinvolte la Federazione Italiana Gioco Calcio, il Comitato Regionale Campania in particolare, e il Comune di San Gregorio Magno, con la struttura che la Federazione ha preso in gestione da pochi mesi. Un progetto che cerca di coniugare il calcio, quindi lo sport, con la danza e la musica, elementi che sembrano essere incompatibili tra di loro, ma credo che quando l'obiettivo è unico, cioè quello di aggregare, credo che insieme è giusto sommare le forze e per ottenere gli obiettivi che poi ci siamo prefissati di ottenere. Beneficenza, noi siamo persone coccolate, amate dalla gente, no? La gente ci ha reso felici, famosi e qualche volta anche ricchi, lo dobbiamo alla gente che ci guarda. E quindi è anche nostro dovere correre dove c'è bisogno, dove c'è qualcuno che nella vita, ahimè, è stato meno fortunato di noi. E io, dato che da circa 8 anni, 7 anni e mezzo convivo
con un dolore quotidiano in famiglia, capisco cosa vuol dire avere dei problemi. E allora vengo, vado a cercare io spesso posti dove ci può essere bisogno di qualcuno che, no, che faccia fare una risata o che faccia felice la gente, i bambini, eccetera, eccetera. E oggi c'è un tempo da lupi eppure la tribuna è piena, insomma io sono rimasto così, dico ma verranno, invece sono venuti proprio, non hanno voluto assolutamente mancare. Questo è molto bello. Complimenti e auguri a tutti. Un pensiero su questa manifestazione e sulla partita? Allora, sulla partita dovevamo far ridere da comici, abbiamo fatto ridere, sulla manifestazione è bellissima. Nonostante il cattivo tempo c'è stata una risposta del pubblico eccezionale, noi ci siamo divertiti, è stata una bellissima, bellissima giornata. Siamo contenti, da ripetere. Il bilancio è stato estremamente positivo, considerate i presupposti si sono fatti vivi verso la fine, con il brutto tempo che ha dato una sferzata alla manifestazione che stava andando benissimo. Fortunatamente la gente non ha pensato al cattivo tempo e è venuta a sostenere l'iniziativa del gruppo Volk, dei ragazzi del gruppo Volk che hanno portato avanti con un duro sacrificio per settimane e settimane di programmazione, e siamo riusciti come i tanti eventi che stiamo programmando negli ultimi anni, ad uscircene sempre a testa alta, anche questa volta. Aver portato qui il mondo del folklore nel suo vero senso, le persone che in tutti i luoghi d'Italia da anni dedicano la loro passione per riscoprire, per conservare la storia, per non far dimenticare un popolo da dove viene, è stato un motivo di grande orgoglio. E per questo noi dobbiamo ringraziare la Federazione in primis, che ha creduto nella nostra volontà di portare qui questo evento, e soprattutto le istituzioni che ci hanno seguito e supportato, sindaco in primis e il professor Gerardo Malpete, il sindaco di San Gregorio Magno e il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio della Regione Campania, il dottor Enzo Pastore, che ha visto un grande spirito dietro questa manifestazione e ci ha sostenuto in tutti i modi possibili. Quindi un grazie infinito a loro, che danno un forte stimolo ai giovani che io rappresento in questo momento a proseguire nel tempo e a cercare di migliorare volta per volta.